già provati. Ascolti una cosa, i cittadini non lo sanno. I vigili del fuoco sono poliziotti come poliziotti di Stato, ok? Con la qualifica di pubblica sicurezza da quando sono nati. E questa qualifica la portiamo in divisa a un borghese, durante il servizio e fuori dal servizio, ok? Dall'81, dalla nascita della legge 121 ad oggi, noi percepiamo tutt'oggi tra i 3 e 700 euro in meno, dove noi siamo impiegati, dalle cose belle del cittadino alle cose brutte delle manifestazioni insieme ai colleghi della polizia, ok? Per quanto riguarda gli impiegati che dice lei, i nostri colleghi, persone che io stimo, ma che comunque sono precari, da quando in qua, in uno Stato italiano, si mettono dei precari dentro le forze di polizia? Me lo spiega? Questo che il cittadino deve sapere. Che infatti laddove, li vogliamo stabilizzare. Allora, la stabilizzazione non si può fare a gente di 50 anni, perché questo noi qui lei, abbiamo già oggi 48 anni di media, 48. E naturalmente però, mi perdoni, tutti i politici, è tutti. È una sua opinione no, da sindacalista. Non è la mia opinione. Lo dica ai suoi colleghi di 50 anni. No, i miei colleghi, scusi, ne ho 57. Lo dica e i colleghi di Vigile del Fuoco 60 anni, compiuti oggi, fanno la notte, smontano, vanno in non pensione. Non mi deve convincere, i suoi colleghi fanno una battaglia per essere stabilizzati. A me non mi devo convincere, io devo convincere i cittadini italiani di chi ho di fronte, chi hanno di fronte. Aspetti, Brizzi. Intanto non c'è bisogno di alzare i toni, perché qui... No, perché io perché io faccio il pompiere e sa cosa vuol dire il pompiere? È come il chirurgo, in un secondo decidi della vita o della morte, sua e della volta degli altri. Cosa che qualcun altro se la piglia con cama 30 anni senza pagarci. Ma voglio sentire anche l'onorevole D'Antona. Ma si vergognino.